Buongiorno, come sempre i nostri video vengono praticamente realizzati in un modo spontaneo, senza alcuna preparazione specifica in riferimento a quelle che possono essere delle tematiche che via via vogliamo affrontare. In questo video affronteremo una questione molto delicata, delicata dal punto di vista, cioè delicata può essere anche considerata una cosa marginale, come può essere considerata una cosa senza molte articolazioni, senza molte attenzioni alle articolazioni future, ma siccome la nostra caratteristica è quella di pianificatori paesaggisti e affrontiamo le problematiche a livello urbanistico del nostro territorio, volevamo fare, in merito al giorno 11, la Giunta ha deliberato, ha realizzato una delibera appunto di Giunta che si parla del piano triennale delle opere pubbliche. Al punto 53 è stata inserita praticamente la pista, finalmente, che non era stata mai inserita prima, c'era stata una discussione con un'amministrazione che poi è caduta di qualche anno fa, non so di quale cosa si tratta, attraverso informazioni acquisite presso il comune di Noto. E dunque siamo al punto 53 del piano triennale delle opere pubbliche, dove si parla espressamente della pista ciclabile tra Noto e Pachino, dove pare che da un accordo tra i due comuni Noto arriverebbe la progettazione fino a Vendigari e da Vendigari a Pachino praticamente si interesserebbe della progettazione appunto il comune di Pachino. Già di per sé cioè, appare, diciamo che questa tratta è di enorme importanza ai fini della programmazione europea, in quanto viene configurata non come la Euro 9, come forse c'era un altro documento, ma io riscontrando un piano regionale sulle piste ciclabili redatto nel 2004, nell'aprile del 2004 da un ingegnere o da un architetto, si evince praticamente che questa tratta si tratta praticamente della pista ciclabile che è denominata del Sole, come del Sole, che dovrebbe praticamente arrivare fino a Malta. Di conseguenza la progettazione che interessa i comuni di Noto e di Pachino, che si fermano solo alla tratta ferroviaria, appare carente dal punto di vista proprio dell'idea, della configurazione che la pista ciclabile assume nell'ambito di una progettazione più generale, dove la progettazione locale si deve uniformare a quelle che sono le direttive. Per cui il primo punto di carenza da questa impostazione, perché già ci sono state altre carenze che hanno fatto perdere, per esempio, al comune di Pachino 2,6 milioni per la sistemazione della fascia costiera tra Marzamemi e Porto Palo, perché non si riusciva a capire che tipo di progettazione andava fatta, come andava fatta, quali erano i parametri specifici della progettazione. Fatto sta che si sono presi i soldi per fare il Rudinì, ma se ne sono persi più di quelli che sono stati fatti per il Rudinì, per non avere saputo programmare praticamente la progettazione che da Marzamemi. Però poi abbiamo capito che c'erano anche altre problematiche riferite a alcuni villaggi turistici vicino alla grotta di Calaparina, insomma. Comunque, questi soldi alla fine si sono persi. Ora, il punto è questo, da parte di Noto, che secondo me deve raccordarsi con Avola, perché una pista ciclabile che scende da Messina, con le difficoltà che ha nella fase iniziale, in quanto ci sono strade abbastanza poco percorribili, non ci sono alternative all'autostrada, a quella costiera. Comunque,
Il progetto individua nella tratta noto Pachino, visto e considerato che si tratta di una ferrovia dismessa, l'eccezionalità della infrastruttura. Ora io dico però a questo punto, sì, importante questa progettazione, perché siamo stati per anni a discutere con che bisognava rifare il trenino, che di qua, di là, cioè tutte cose che secondo me, a parte che non c'è stata in qualche modo la sensibilità amministrativa per poter affrontare adeguatamente il problema, ora con questa amministrazione diciamo che è stato introdotto questo importante elemento che tuttavia io ritengo che è una carenza. Perché se noi, per essere conformi a quelle che sono le direttive europee, dobbiamo arrivare fino a Pozzallo, noi dobbiamo innanzitutto fare una progettazione che riguardi i comuni di Noto, di Pachino, di Ispica e di Pozzallo. Almeno questo tratto. Con questo, ora, lasciando perdere sia Noto da una parte che Ispica, che si arriva fino a Marza, perché uno dei punti nodali è Marza. Però io da Pachino, dalla stazione, praticamente oltre alla tratta di competenza con cui è stata evidenziata praticamente la suddivisione degli incarichi, che poi secondo me andrebbero comunque coordinati per fare una progettazione di una struttura lineare, non puoi fare tu poi un pezzo, tu poi quell'altro, quello fa una cosa e quello non fa un'altra, anche se ci sono delle normative a cui attenersi, insomma un minimo di coordinamento occorre. Ora però, soffermandomi sulla parte che riguarda Pachino, dico che se io arrivo da Pendicari fino alla stazione di Pachino non posso non tenere conto che dalla stazione di Pachino fino ad arrivare alla Marza io devo continuare a creare una progettazione che poi devo inserire nel piano regolatore. Cioè, voglio dire, se io faccio la progettazione non la faccio da Vendigari a Pachino, ma estendo la progettazione della pista ciclabile da Pachino fino alla Marza, raccordandomi con i comuni di Ispica dall'altra parte. Questo permetterà di estendere, cioè di avere un background di progetto dove non posso a questo punto io non tenere conto delle problematiche che mi riguardano l'area di Vendicare e i pantani della Sicilia sud-orientale. Cioè io avrei la possibilità strategica di collegare queste due importanti realtà di riserva e di parchi attraverso la pista ciclabile. Cioè per avere una coerenza il progetto deve essere adeguatamente supportato da elementi progettuali che si riferiscono e si rifanno chiaramente a quella che era la programmazione prima europea, poi nazionale, poi regionale, per cui la progettazione che io svolgo a scala locale non può essere limitativa da Vendicari alla stazione di Pachino, ma deve coinvolgere tutto il territorio del comune di Pachino, addirittura io penso anche a una possibile integrazione con quello che sono praticamente una diramazione che mi porti verso Portopalo, in modo tale che io possa in qualche modo coinvolgere anche questo comune, perché io riconnetterei le aree di Vendicari, il suo parco con le zone umide, con i pantani della Sicilia sudorientale, andando poi oltre fino a Pozzallo, congiungerei queste due importanti realtà ambientali che nei prossimi anni avranno degli sviluppi, anche perché la regione si sta prestando a emanare una nuova legge dove si avranno, al di là delle diatribe che ci sono stati, ritardi strutturali per poter far capire finalmente che le nostre zone umide hanno un'importanza per il futuro, di un'importanza notevole. Dico, a questo punto noi stiamo programmando una pista ciclabile dove non possiamo non tenere conto della totalità del territorio comunale di Pachino fino ad arrivare a Marza, Longarini,
senza dimenticare e raccordandosi eventualmente o facendo una bretella che ricongiunge il territorio invece di andare verso, per esempio, verso la Torre Scibini, uscendo dalla stazione di Pachino, vado verso Saiazza, risalgo su alla Carrubella, mi rimetto nelle zone turistiche della fascia di Porto Palo e poi vado all'isola delle Correnti, faccio tutto un giro e poi mi riconnetto praticamente verso la costa dell'Ambra per poi percorrere Longarini e raccordarmi a Marsa. Cioè, ipotizzo due percorsi, uno integrato che ti va direttamente, ma secondo me per coinvolgere anche il comune di Porto Palo occorrerebbe fare cioè avere questo background di prospettiva globale nella progettazione. Solo in questo modo si può giustificare, a parte che si giustifica da sé, però tu a livello generale pianifichi una struttura che ha una continuità lineare tra i territori, perché se l'Europa ti deve finanziare un progetto, il progetto deve essere calibrato e deve essere conseguente a quella che è la programmazione, e giustamente calando di scala, alla programmazione europea, sono atti conseguenziali di progettazione europea fino ad arrivare poi alla progettazione locale. Questo deve essere, la pista ciclabile deve anche essere, per quella parte che non riguarda la linea ferroviaria che è già tracciata di per sé, ma come previsione va comunque inserito, va inserito nei piani regolatori, nel piano regolatore generale che il comune di Pachino prima o poi dovrà affrontare. Questo lo stiamo aspettando, è quasi un anno che c'è questa amministrazione, non c'è stata forse, o c'è stata una riunione, ma noi non ne sappiamo nulla. Come si fa noi a programmare uno sviluppo sostenibile, come noi facciamo a creare situazioni di nuovo sviluppo se non affrontiamo la tematica importante del nuovo piano regolatore, che dovrebbe essere uno dei cardini principali su cui bisogna praticamente programmare la pianificazione, e con questo programmare anche nell'ambito del piano regolatore generale, inserire anche la pista ciclabile che dalla stazione di Pachino va verso il Ponente e verso Pozzallo, per poi, interessando Ispica in qualche modo, ma collegandosi, dico: guardate, noi stiamo facendo questa progettazione, se siete interessati la potete prolungare nel vostro territorio, perché l'obiettivo strategico del progetto, uniformemente alle direttive della Comunità Europea, è quella di arrivare da Avola, che si raccorda con Noto che si raccorda con Pachino con tutto il suo territorio che si raccorda con Porto Palo da una parte e con Ispica, in modo di programmare una bretella, praticamente una pista ciclabile che sia conforme all'ordinamento e alle direttive della Comunità Europea. Ciò permetterà, come dicevo prima, di raccordare due importantissime aree, quella di Vendicare con i pantani della Sicilia sudorientale, e si spera presto che questa sia un'attuazione. Questo praticamente è la struttura, l'organizzazione strutturale di come noi ci muoviamo nella programmazione del territorio per il prossimo futuro. Volevo sottolineare questo aspetto, sono molto contento che il Comune di Pachino ha inserito questa infrastruttura nelle sue previsioni. Tengo a precisare che la mia precisazione non ha nessuna di natura polemica, ma di approfondire, ingrandire e specificare che la programmazione, la progettazione della pista ciclabile nel territorio di Pachino la deve attraversare tutto. I miei migliori saluti.